Ciao, ti è capitato di sentire un forte attaccamento a quelle situazioni nella tua vita che ti danno una certa sicurezza? Tutti i giorni mi scrivono persone che mi scrivono proprio tutto questo, che mi dicono: beh, io ho paura di perdere il lavoro perché mi dà una certa sicurezza, non mi piace, eh? Però magari mi fa sentire al sicuro, poi ho bisogno di denaro, ho bisogno di guadagnare e quindi sento che il lavoro è importante per me, quello che sto facendo. Oppure la stessa cosa può accadere per quanto riguarda altri ambiti della vita, magari le situazioni sentimentali, perché molte persone vivono delle situazioni che non risuonano con loro, con la loro energia, che non le fanno sentire bene, non si sentono felici in queste situazioni, eppure non fanno niente per cambiare la situazione, per migliorarla, oppure se è una situazione che magari non funziona, per cambiare la situazione, per allontanarsi dalla persona con la quale magari non riescono a condividere, non si sentono felici. Ebbene, questo perché accade? Perché le persone, l'essere umano, in qualche modo ha un certo bisogno di sicurezza, di certezza. Il fatto è che queste sicurezze, queste certezze non sono altro che illusioni, purtroppo, anche perché noi pensiamo come esseri umani di vivere la nostra vita sempre in un certo modo, intanto in un modo tranquillo che ci faccia sentire sempre sereni, che non ci siano magari degli scossoni, dove non ci siano delle situazioni che stravolgono il nostro vivere. Ebbene, questo non è la vita. Noi non siamo qui per vivere una vita connessi a queste illusioni, connessi a queste illusioni di sicurezza e di certezza. Noi siamo qui per manifestare una vita che ci permetta di crescere, dove ci siano dei cambiamenti, a volte anche forti. Certo, noi ci auguriamo che siano sempre dei cambiamenti belli, anche nell'immediato. A volte la vita non è sempre così, a volte ci porta attraverso situazioni di difficoltà per poter crescere. Anche perché noi cosa facciamo? Noi quando notiamo che qualcosa non funziona, a volte ci opponiamo. Infatti, tante persone, come ti ho detto già prima, magari vivono delle situazioni in cui non stanno bene, delle situazioni che non li rendono felici, che non gli permettono di manifestarsi, di esprimersi, eppure non le cambiano perché sono molto attaccati, appiccicati, vivono questo fortissimo attaccamento verso tutto ciò che dà loro una certa certezza, una certa sicurezza. Ricordiamoci che tutto questo è pura illusione, perché la nostra vita può cambiare veramente in un secondo, in un istante, ed è importante che noi ci permettiamo di crescere e di andare verso quello che è importante per noi. Non ci serve continuare a vivere situazioni totalmente calme e tranquille. Ma ci serve vivere, ascoltarci, emozionarci, crescere, diventare ogni giorno la nostra versione migliore, avvicinarci sempre di più a quella versione. È questo che la vita vuole e cerca di comunicarci, in modo che noi possiamo esprimere veramente la nostra parte divina qui sulla terra e possiamo trascendere tutte quelle paure che ci portano ad attaccarci a situazioni che magari non ci corrispondono semplicemente per sentirci al sicuro, quando la sicurezza non è altro che un'illusione. E tu ti sei mai reso conto di aver fatto magari delle scelte basandoti sulla sicurezza, sulla certezza, su quella che è l'illusione della certezza, piuttosto che sul tuo sentire? Magari riguardano le tue scelte lavorative, la tua vita sentimentale, quello che tu fai nei confronti degli altri e che sei abituato a fare e che gli altri magari si aspettano da te, e magari non ti permetti di fare quelle scelte che tu senti così importanti. È mai successo questo nella tua vita? Se è successo, scrivilo qui sotto. E poi ricordati che noi abbiamo un bellissimo gruppo Facebook, il gruppo Divine Connection, dove ti suggerisco di iscriverti se non sei già iscritto, perché lì possiamo scambiare, possiamo crescere insieme, ci sono tantissimi contenuti per te, oltre a questo video che hai appena visto. Ti auguro
auguro veramente di riflettere su questo punto così importante per la tua vita, perché questo ti permetterà di comprendere, prima che sia troppo tardi, nell'immediato quindi, che tu non puoi vivere una vita illudendoti da solo che tutto debba essere sempre uguale. La vita scorre, la vita passa. Se tu non ti permetti di essere presente nella tua esistenza e di fare quei passaggi così importanti per te, di crescere, di migliorare, di ascoltare i suggerimenti della vita che ti portano solo verso la tua espressione maggiore, verso quello che tu sei e verso quell'essere che non hai ancora manifestato e che è dentro di te. E con questo ti mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto!